Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sto Ma qua da scherzando. quello che ho capito, quello ricco stai tu. È vero. Ma allora ti spiego subito. Sta a pagare la Tu, vacanza a Londra a cioè, 10 no, non è persone. Vuoi questo, venire a però. Londra con la tua pischella? No, adesso, ma chi? Dove? Abbracciami, abbracciami Io tantissimo. Abbracciami. a Londra sto di casa, quindi se C'è andate la a casa, casa, c'è la casa! c'è Ma cazzo dici? Ma te sei mio la casa. fratello! L'abbiamo Ma come sempre stiamo? detto, l'abbiamo sempre detto che tu Stavo devi dicendo, stare. tu Cioè. sei solo tu. Culto, capito? Però, ci sono. Siccome il mio cervello ha sviluppato, come abbiamo appena detto, ci sono anche altre cose che ho scoperto, altre cose che cercano una relazione che magari a volte possono essere diverse da quelle che cerca lei, quindi si creano dei litigetti. Ok, allora approfondiamolo. Partiamo da Valerio, che mi sembra quello con più Palle. cose da dire al momento. Quali sono le difficoltà che affronti con Erika nella relazione? Allora, le difficoltà principali è che lei non sa chiedere scusa. Qualsiasi cosa succede in qualsiasi ambito, che può essere completamente colpa mia o completamente colpa sua, non dirà mai scusa in tutta la sua vita, neanche con una pistola Ma non è puntata. vero, è che ho sbagliato solo una volta. Capito? Già una che dice che ha sbagliato una volta in 9 mesi vi fa capire qual è il livello. Non sa chiedere scusa e un'altra cosa era. No, in realtà la principale è questa, è il fatto Una volta sei che andata da qua qua. e hai sgamato Simone per. No, frate, ti tiro una crocca di. No, Sei maleducato, eh? seduto, Ma che cazzo sei? seduto, Mi hai tirato un pugno! seduto, Cosa mi hai tirato seduto, un pugno? Ma ha tirato un pugno! seduto, Oh! seduto, Bufalo! Pezzo di merda, seduto, 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 seduto
un bel rapporto, amici di famiglia, nipote acquisito, diciamo, un bel rapporto. Ok, figo. Spacca. Questo elenco di cazzate che potremmo farne meno tranquillamente. Sovrano scegliere una cosa. Ma come fa, Alexi? Attendete un attimo con gli abbonamenti. Attendete un attimo, ragazzi, è il momento di Lord Alexi. Ma lei come dice of course in Inghilterra? E quindi ci hanno seguito le guardie con due drink. Oddio, mamma! Ma è nuovo? Sì. Come si chiama? Bella. Mazza, che nome di merda, però, eh? Bruttarella. No, la scelta Tony. Ah, bellissimo! È fantastico, Tony. Anzi, guarda, a parte gli scherzi, Tony. Il nome spacca, è carino. Ma te l'ha regalata lui? Ma dov'è Fube? No. L'ho chiamato e gli ho detto, guarda che sto andando a prendere un cane e se l'è trovato in casa. Ma hai mai pensato di farti un tatuaggio con lui? Ma ce l'abbiamo già. Quale? Che tatuaggio hai? È uno qua in mezzo. Okay. No, dai. E lui ce l'ha dietro il collo, tipo. E cosa sarebbe? È un segno balinese, cioè della vita, tipo. L'avete fatto a Bali? Sì. Ok. E il significato? No, la vita in generale. La vita. Ci sono problemi. Vabbè, poi la vita Gaia continua. L'hai fatta a cazzo. Non presiedete. No, vale, no, perché lì è brutto da vedere. Lo dice la chat, si lamentano. Bellissima. Vero. Devi chiedere là fuori che ci sono delle sedie. Amore, capito? Ho capito. Eh? Sì. Sì. Facciamo scendere proprio le ragazze. Tutte le ragazze, vieni qua, Vale. Partiamo le sedie, così stiamo un attimino qua, per favore. Ragazzi, partiamo dal 9 al 13 a Londra. Staremo 4 giorni, / 5, perché torneremo a sera. Sera inoltrata. Quindi, ragazzi, vi voglio tutti connessi dal 9 al 13, perché saremo a Londra. Stiamo girando il mondo, posso dire, dal Brasile, in California, a Londra, in Spagna, a quasi Dubai. Le abbiamo girate tutte, mancano veramente poche tappe per finire nel mondo, davvero. Virginia è fatta, sì, lo sto utilizzando, sto facendo ultimamente, però siamo qui perché dal 9 al 13 partiremo per Londra. Valeria, sei felice? Tu come stai? Mi sbagli la mano, poverina. Erika, sei a Roma? No, sono a casa mia al mare. Ah, hey. Ah,
Dove stai? A Miami? Cosa sono al mare? Miami, un benedetto del Tronto, ovviamente. Gli hai detto? Fatemi dirlo, così tutti vanno lì stasera. Vabbè, aspetteranno. Sei, no, sto scherzando, sto scherzando. Puoi dire al coglione di entrare? Entrato, Bossetti o no? Chi è Bossetti? È Fulvio. No, Cerestono. Cerestono. Mamma mia. Aspetta, io devo fare un piccolo check. Mi piacciono i capelli? Mamma mia. Mi ricordi qualcuno che l'ha peggio di prima? Ok. Siamo qui, ragazzi. Madonna, sembri pelato. È vero? Sono pelato? 4-4-2, diciamo. Sì? Sì. Allora, sono qui a London. Ma che foto hai? Si fuma su Gmail. Sta tutta bella regina. Solo Simone Berlini potrebbe durare meno di 3 secondi in una chiamata. Facciamo un applauso per favore, ragazzi, in chat. Facciamo un applauso. Un applauso gentilmente a Simone Berlini. Un applauso, veramente il numero uno. È veramente il numero ci uno. Ci credo a questa roba. Io ci faccio un fottuto figlio. Io spezzo le carte. A me delle carte zero. Io te le strappo. Io ci faccio un bimbo con sta pupa. Io ci faccio un bimbo con questa pupa. Ti do un consiglio. Calugo allora. Ti do un consiglio. Te lo prendi, togli il preservativo. Te ne basta. Scusate, ogni tanto ci prendono quei 2 minuti. Sì, 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 ci scusiamo. Dove? Noi, tutte e due. Lo auguro, sì, ragazzi. Sei bella, fai la reazione. Ah. Te. Non mi devi copiare, devi fare una tua. Ok, rifacciamola. Che testa di cazzo. Rimettila dentro, fai entrare. 3. Suca! Per caso dovessimo esserci insieme? Sì, perché dovessimo, tra l'altro. Boh, secondo me spacca, cioè io li metterei. Sì. Sì, ma il discorso non è questo, è più profondo. Ti sentiresti pronto? No, io no. Ad affrontare. Non mi sentirei, anzi, sì, mi sentirei pronto. Ha detto di no. Non mi sentirei mai zero. Pronto, non mi va. Più che altro perché poi con il mio lavoro sono già impegnato, quindi non avrei più tempo per me. Ok, puoi. Ok, questo per quanto riguarda un figlio, una gravidanza. E se domani ti dicessi ti sposeresti con Virginia? Se io ti dicessi domani ti sentiresti pronto di sposare Virginia e essere l'uomo della sua vita per tutta la tua io vita? Io sono l'uomo della sua vita come lei è la donna della mia vita. Ci sposeremo e avremo dei figli. Questo è lei che deve dirlo, però. Certo, che cazzo, come ti viene in mente? Virginia Bellora. Io Valerio. Ciao Valeria Erika. Valerio, sei educato, mamma mia. Dammi un bacio. Quanto mi manchi, no. Mi manchi come l'aria. Ma smetti. Ti giuro, mi manca il tuo corpo. Pequeño. Ammazza! Anche i tuoi pensieri, i tuoi occhi. I tuoi peli. Valerio, possiamo ascoltare? Sto scherzando, amore, sto guadagnando tempo. Ascelli, maglietta. Sì. Questa è... No, vabbè. Cos'era? Cos'era? Vincenzo! Aspetta un attimo qua, aspetta qua. Però vedo una storia abbastanza, dai, carina, passionale, romantica. Tipo, quanto dura sta roba? Carina. Accettare. Tipo che fa un certo punto entrerà una terza persona tra voi, quindi si separerà per, vi separerete per questo motivo, ok? E chi tradisce chi? O lei o lei me? Lo voglio sapere, non mi interessa, vai. Quanto godo se dice te? Vabbè, è poi... C'è qualcuno... Clip. Sì, visto che abbiamo parlato di tradimenti, c'è qualcuno che ha già dato problemi che potrebbe darmi altri problemi? Vediamo. Forza Roma. Questa vita è la domanda. Valerio. Ma te se mi ritocchi il tatuaggio, ti rompo. Sì, sì, no. Alexia, hai mai fatto una scenata di gelosia? C'è davvero qualche No. Qualche... Cioè... Sai che non c'è nessuno. Cosa? Niente. Sei gelosa di lui? Io un po' sono gelosa, però non lo mostrerò mai. No, zero. Cioè, non è vero, dai. Io no, zero, fotte un cazzo. Io no, zero.
Adesso, voglio bene. Vai, fallo di nuovo, guardala negli occhi. Vai. Ma... vai. Perché non lo fai? Perché è padella. No, tu non hai capito chi sta arrivando. Ma cioè, si sta scopando. Chat, abbiamo fatto una sorpresa. Sì. Siete pronti? Chat, abbiamo fatto una sorpresa. Spam Dio in chat. Spam Dio in chat. Spam Dio in chat. Mamma mia. La quarta coppia. E gliela ha fottuta. E gliela ha fottuta. E questo è un traguardo. E questo è un traguardo. La casa a Londra la voglio pagare io per tutti. Perché? Ragazzi, no, no, io ho due o tre cose. Quando Sespo fa questo e questo, non può guidare. Cioè, il tasso alcolemico è molto più alto rispetto a quello che hai previsto. Concordo. E quindi, Eva, oh, è questo, il tasso alcolemico è molto più alto rispetto a quello. Eva, senti... sei arrivata ora, Alice, o hai sentito tutto? È casa mia, quindi ho sentito tutto. Vale, vale. Riunione. Cambiamo. Cambiamo un altro, dobbiamo fare la finta. No, casa sua. Credo un gatto parda, no? Ma tu eri, cioè, hai sentito del come si chiama lì? Del volo? Del volo? No, io pensavo di dorma. Ah. Cosa? Non ci sono nulla. Aspetta che c'è mamma.